Con noi mister Lello Di Costanzo, seconda partita, seconda vittoria, esordio assoluto qui al Pala Casale, esordio anche di Enea, insomma, da dove vogliamo iniziare? Dobbiamo iniziare da una partita importante, vinta, era una partita fondamentale questa per il nostro prosieguo, perché giocavamo contro una diretta concorrente per la salvezza. Ho chiesto ai ragazzi la massima determinazione, la massima concentrazione, ma questo è il frutto solo ed esclusivamente dell'applicazione che stiamo mettendo in settimana, con un lavoro abbastanza serio, duro, delicato, e quindi tutto va a loro. Enea in effetti è arrivato da poco, ma sembra che giochi da sempre con questa squadra. Questo è uno sport dove i meccanismi sono così particolari e così, diciamo, semplici, che chi sa giocare a calcio a 5 si integra completamente all'interno di un meccanismo che ruota, si integra abbastanza presto, quindi lui è un giocatore di categoria, un giocatore importante, ma non vorrei sminuire la prestazione degli altri giocatori oggi. Io credo che abbiamo degli ottimi giocatori e sicuramente possiamo fare molto di più. A un certo punto nel primo tempo abbiamo visto un'azione quando Pereira è stato messo praticamente davanti al portiere. Lì in effetti è uno schema, perché si è visto tutta una serie di passaggi di prima e poi un filtrante perfetto per Pereira, poi non è arrivato il gol, ma il pubblico ha gradito. In realtà più che schema, io non lo definirei schema, sono i movimenti che bisogna fare per arrivare in porta. In realtà se quattro persone si muovono all'unisono contemporaneamente e sanno cosa devono fare, la conseguenza dello sviluppo del gioco è proprio questo. È stata una bellissima azione, in realtà noi andiamo a sviluppare durante la settimana queste giocate, per cui poi è ovvio che ci vuole anche la componente tecnica, personale, individuale, però effettivamente sì, quella è stata una bella azione, ma in realtà il nostro concetto di gioco deve semplicemente essere quello, semplice, arrivare davanti alla porta. Quali sono quindi gli obiettivi a questo punto della stagione? Siamo quasi alla fine del girone di andata. Dobbiamo fare un buon Natale per il momento, dobbiamo vincere la prossima partita, dobbiamo impegnarci a fare quanti più punti è possibile. Purtroppo la classifica è fratturata, per cui noi l'obiettivo nostro adesso è cercare di salvarci e dobbiamo pensare a giocare bene per fare questo.